15 maggio sul circuito di Vallelunga si è corsa la prima gara motociclistica al mondo per soli piloti disabili, la DD Bridgestone Cup, evento organizzato dall'associazione Onlus Diversamente Disabili, nata per promuovere il ritorno in sella nello sport, come nella vita, di chi ha subito un incidente invalidante. Nello schieramento di partenza c'erano piloti artolesi, portatori di protesi e anche un audioleso, provenienti da tutta Italia ma anche dall'Inghilterra. Al via anche una ragazza pilota, Samantha Palmucci, tornata a correre dopo 6 anni di assenza dalle piste per una lesione del nervo brachiale che le limita i movimenti del braccio sinistro. Ho sempre avuto la passione da che ero ragazzina, avevo la passione della moto, ho sempre guidato la moto, mi sono sempre divertita, e quello dell'incidente che ho avuto nel 2007 è stato abbastanza pesante, perché comunque ho dovuto rinunciare a qualcosa che per me era veramente tanto, era veramente tutto. Poi adesso ho incontrato Chiara per caso, che mi ha presentato questa opportunità del DD e non ci ho quasi creduto. La gara ha accorpato moto da 1600 centimetri cubi con classifiche separate e per la prima volta al mondo in una gara di motociclismo la classifica finale ha visto l'applicazione dei coefficienti di disabilità come avviene nelle Paralimpiadi. La sperimentazione è avvenuta grazie alla collaborazione fra la Onlus DD e Igor Confortin, allenatore della nazionale italiana di parasnowboard. Sto cercando di fare, con l'esperienza che ho nello snowboard a livello internazionale, dei coefficienti che possono livellare le varie disabilità in maniera da poter rendere un po' più equa, diciamo, la competizione. È la prima volta, abbiamo i primi dati, sono di stamattina, adesso stiamo inserendo i dati del pomeriggio e vediamo cosa ci dà il computer. Al di là del momento agonistico, che pure costituisce un evento importante perché a livello nazionale una gara del genere non si è mai svolta, i momenti più belli si vivono nel box. Qui si respira aria di solidarietà e di aggregazione. Ognuno ha la sua storia e la propria disabilità, ma tutti sono qui accomunati dagli stessi motivi: vincere qualsiasi ostacolo e tornare in sella, in tutti i sensi. C'è addirittura chi non ha mai gareggiato e per loro scendere in pista è un'emozione ancora più forte. Ma proprio per questo Emiliano Malagoli si è prodigato per ottenere uno schieramento di piloti riservato soltanto ai DD. Senza doversi confrontare con i più esperti e veloci, i neofiti della pista si sono potuti cimentare in sicurezza nelle prove libere e poi nelle qualifiche per arrivare preparati al momento della gara. Ma andiamo a sentire proprio loro, i protagonisti di questa prima edizione della DD Cup. Sono molto nervoso perché comunque, per quanto possa essere piccola, è sempre una competizione. Questa qua è la mia bambina, io la chiamo Marta, ci parlo, gli dico di darmi una mano nei momenti difficili. Sono rimasto contento perché sinceramente ero un po' intimorito da questi curvoni veloci e invece mi sono trovato abbastanza bene, pur avendo avuto pochi giri, perché in fin dei conti io ho fatto solo 9 giri in questa pista. Le sensazioni sono bellissime, quando fai una cosa che ti piace sei felice e motivato, i compagni sono stupendi, per me è un'esperienza straordinaria, è una vera e propria festa. Sono Simon, sono inglese e sto qui invece in Italia da tanto tempo e qualche anno fa ho avuto un brutto incidente di moto e ho cominciato dopo questo a cercare di imparare meglio la moto e divertirmi di più. E ho conosciuto poco tempo fa questi pazzi di Diversamente Disabili. Io penso che stanno facendo delle cose meravigliose per tutti, ma soprattutto chiaramente per i disabili, perché è un po' quando un bambino cade dal cavallo, rimettersi sul cavallo è molto importante per riprendersi dall'infortunio, secondo me. La moto anche per me è stato un mezzo molto importante per permettermi di tornare a fare quello che facevo prima. Ho visto che effettivamente vado meglio, fortunatamente il piede destra, che non devo cambiare niente, è solo il freno posteriore che non utilizzo, quindi sono molto fortunato.
Io ho iniziato con le moto sempre due tempi, con un mini cross della Villa all'età di 9 anni, dopo che da tenerissima età ho avuto questo problema ad entrambi gli arti inferiori, ovvero un'atrofia che mi rende invalido al 70%. Grazie agli amici dei DD sono riusciti a farmi partecipare a questa gara con questo moscone, col mio zanzarone due tempi, in mezzo a questi turbo da 600, da 1000 centimetri cubici. È un'Aprilia 250 stradale, diciamo, che di stradale ormai ha ben poco perché è stata tutta trasformata come quasi una moto da gran premio. Ho un perno che mi consente di tenere lo stivale e la gamba destra ben fermi alla moto. Non c'è il freno posteriore che è stato spostato sul manubrio sinistro, quindi nessuna modifica particolare per l'adattamento alla mia disabilità. Negli anni 89, 90 e 91, quando andavo a girare in pista a Varano, al Mugello, così mi trovavo spesso a fianco di piloti come Cecchinello, Locatelli e il mio idolo incontrastato di sempre, tuttora anche se ha smesso, che è Max Biaggi, Massimiliano. Un anno e mezzo fa ho avuto un incidente in moto, diciamo che una macchina, non fermandosi allo stop, mi ha tagliato la strada e che mi ha causato l'amputazione dell'arto sinistro sotto il ginocchio. Esattamente 10 mesi dopo il mio incidente io, grazie all'associazione, grazie a Emiliano, a Chiara, a Matteo e a tutti gli altri, sono tornato in moto al Mugellino per la prima volta. Ed è stata un'emozione fantastica pensare che, insomma, neanche dopo un anno si poteva tornare in sella, la passione, insomma, non si è fermata e comunque diciamo, l'incidente non ha pregiudicato, insomma, la mia voglia di andare in moto e la possibilità che, insomma, di andare in moto. È la mia primissima gara in assoluto, è la terza volta che entro in pista, diciamo, in moto serio, la seconda è qui a Vallelunga. Speriamo di fare una bella gara, giusto, diciamo, per divertirsi soprattutto, perché come prima volta l'importante è restare con i piedi per terra, insomma. E allora, questa è la ex moto del presidente, di Emiliano. Ho il freno a pollice che aveva anche lui e poi, dato che ho un'amputazione io all'arto sinistro, è stato spostato il cambio a destra. Grazie al team di DD, di cui faccio parte, finalmente abbiamo la possibilità di entrare in pista e divertirci anche in sicurezza, perché essendo una griglia di soli piloti disabili, anche per chi ha le prime armi ha la possibilità di andare senza creare problemi e senza pericoli. Ci tenevo a ringraziare Emiliano Malagoli, presidente, e Chiara Valentini per lo sforzo che hanno compiuto sia nel DD Day che nell'evento di oggi, perché è veramente un'emozione per noi essere in un box, in un circuito, in un contesto così bello che il trofeo della Master Cup, insieme a gente, piloti forti, abbiamo la possibilità di divertirci e di andare in pista. Poi abbiamo fatto le prove libere, le qualifiche, in stile veramente da piloti, ci sentiamo veramente dei piloti. Per realizzare l'evento un grosso supporto è stato dato da Ideal Gomme e Bridgestone, mentre alla sicurezza dei piloti ha pensato anche la Vircos, che ha fornito le tute ad alcuni ragazzi del team. Siamo con Laura De Agnoi, Vircos Service, azienda italiana che produce tute. Abbiamo chiesto per l'associazione Diversamente Disabili la loro collaborazione per adattare le tute ai ragazzi che corrono, in quanto ognuno ovviamente ha un tipo di disabilità. Laura, che cosa ne pensi di questa proposta, se anche per voi è nuova e come state lavorando? Beh, per noi è strainteressante, è una nuova esperienza dove stiamo crescendo, soprattutto anche noi insieme a voi. E niente, i ragazzi ci stanno aiutando a capire quali sono le loro problematiche, di conseguenza insieme studiamo delle situazioni per migliorare la vestibilità e comunque la semplicità nell'utilizzare questo prodotto, che comunque poi aiuta in pista sia l'uso della moto e comunque dà una protezione maggiore a loro. Quali sono le principali modifiche che vi siete trovati ad adattare? Anche perché già per un normodotato mettersi la tuta di pelle è impegnativo, immagino che per loro artolesi o comunque portatori di protesi sia ancora più difficile. Beh, allora, innanzitutto noi abbiamo sempre fatto su misura per tutti. Con questi ragazzi, in base alle loro problematiche, abbiamo semplificato per loro l'indossare la tuta, quindi non so, l'aggiunta di una zip lunga per un arto mancante o addirittura qualche velcro in più per fermare un guanto, per l'appoggio. Ci sono miriadi di cose da fare, è da persona a persona, e grazie a loro
riusciamo per ogni persona ad adattarla al meglio che possiamo. Nella squadra di D c'era anche Fabrizio Felicioni, tornato in sella dopo un gravissimo incidente che sembrava aver interrotto la sua carriera motociclistica. Sono qui in questo weekend di gara e di realizzazione di un sogno e dopo un incidente sul lavoro che ho avuto nel 2012 ho perso il braccio sinistro e dopo un lungo intervento mi è stato riattaccato e sono qui oggi appunto per tornare a svolgere la mia passione che è il motociclismo e grazie alla conoscenza dei DD e in questa giornata nel DD Cup voglio diciamo provare a tornare la persona che riusciva ad andare in moto. Ringrazio la comunità che mi ha permesso di essere qui investendo 20, 30 o 50 euro a testa al massimo, dove qui ci sono tutti i nomi delle persone che mi hanno aiutato ad essere qui oggi e da cui nasce un'idea di aprire una pagina Investi in un sogno, dove i sogni belli come il mio e come soprattutto anche di altre persone con disabilità siano esauditi. Allo spegnimento del semaforo è iniziata la bagarre per il primo posto nella classe 1000 fra il lombardo Luca Rai e l'umbro Fabrizio Felicioni, che all'ultimo giro è stato protagonista di una scivolata senza conseguenze. Sul gradino più alto del podio è salito quindi Luca Rai, pilota che per le norme dell'attuale codice della strada non può avere la patente per la moto. A seguito di un incidente, infatti, ha il braccio sinistro paralizzato. Felicioni, invece, il braccio sinistro lo aveva addirittura perso, ma gli è stato riattaccato con un delicato intervento chirurgico e sta riacquistando la mobilità. Se arrivi al traguardo vuol dire che va bene, prima di tutto. Poi se vinci è ancora meglio. Ce la siamo battagliata per bene, io e Fabrizio. Mi spiace che è caduto perché proprio all'ultimo giro mi ha passato, ho cercato di stare con lui, sicuramente ci saremmo di nuovo rincrociati, anche perché alla staccata successiva era un mio punto forte e quindi ci avrei riprovato. L'ho visto purtroppo cadere, ho visto come è caduto, ieri a me, oggi è un altro, che dobbiamo fare? Oh, l'importante è che non si è fatto niente, l'ho visto che si è rialzato, tutto bene. Io ho fatto quello che dovevo fare, poi anche il meccanico Andrea ha fatto quello che doveva fare perché la moto era veramente a posto. Devo fargli i complimenti perché l'anno scorso mi ha seguito nel trofeo Bridgestone. Anche con le gomme finite la moto non si muoveva più di tanto e oggi con le gomme nuove la moto non si muoveva in frenata, quindi regolazioni ottime. L'unica difficoltà che ho avuto è che purtroppo avendo cambiato le pastiglie ieri, le pastiglie non mi piacevano molto, infatti sono arrivato agli ultimi quattro giri che le pastiglie erano finite. Ho un problema di frizione che non mi ha dato trazione, quindi nel momento in cui sono andato a impostare l'uscita di curva non ho trovato trazione e mi è scivolata davanti. Comunque la gara è stata fantastica e si poteva sicuramente vincere perché fisicamente ho sentito che stavo bene. Al secondo posto della massima cilindrata il ligure Daniele Barbero, amputato alla gamba destra, alla sua prima gara in moto. Allora, poco prima di partire mi si è tolta un pezzo dal piede della protesi e non riuscivo più a inserirlo nella pedalina. Abbiamo dovuto fare un buco con un cacciavite sulla linea di partenza. Alla prima curva, si vede la foga, non so, mi sono schiacciato col gomito, mi sono tolto la protesi, ho fatto tutta la gara con la protesi pendolante. Meno male che c'è la tuta che me la teneva. Al terzo giro sono rimasto senza freni e ho fatto secondo. Sono molto molto contento, contentissimo. Come prima esperienza è stato veramente mi sono lasciato andare in un piccolo wheeling all'arrivo. Terza piazza per il riminese Enrico Mariani alla seconda stagione di gare, noto anche come dentista volante per via della sua professione. Bellissima gara, grandissima tensione come sempre al semaforo e un'emozione sempre nuova
alla quale non ci si abitua, una bellissima gara a tutti noi, Didi, è stata fantastica grazie all'iniziativa di Emiliano, speriamo di ripetere presto una gara solo Didi, perché chiaramente abbiamo tempi e impressioni di gara diverse da chi lo fa di professione. La mia prestazione è bene perché sono arrivato a podio, terzo di categoria, e mi è entrata un'ape dal collo, ha cominciato a pungermi sul torace e ho passato a metà gara a cercare di ucciderla, ma non sono riuscito, quindi ho continuato a pizzicarmi per metà gara. Quinto posto per l'inglese Simon Fowler, che si è piazzato alle spalle del romano Gianluca Di Vincenzo. Mi sono divertito molto, eravamo solo noi, è stato bello. Poi questi vanno tutti forte, cioè beh, di loro. E no, bello, da ripetere senz'altro. Fantastico, divertentissimo, tutti vogliono bene a chi ha un problemino e ti vogliono aiutare a superare tutto, quindi è stato uno spirito meraviglioso. Ho fatto una battaglia con la ragazza Samantha, sono finito penultimo, però non importa, la gara è stata molto divertente. Primo tra le 600 il toscano Emiliano Malagoli, ideatore della Onlus Didi. Transitato sotto la bandiera scacchi in seconda posizione alle spalle di Cristian Carnevale, è risultato vincitore a seguito dell'applicazione dei coefficienti di disabilità. Malagoli, infatti, essendo privo della gamba destra dal ginocchio in giù, ha un coefficiente maggiore rispetto a Carnevale Audioleso, che quindi si è aggiudicato il secondo gradino del podio. Un ottimo risultato anche in considerazione del fatto che il pilota molisano era al suo debutto agonistico. La mia vera vittoria è stata quella di finire la gara, a prescindere dalla posizione, da tutto. Per me il vincitore è comunque Emiliano, perché se io oggi mi trovo qui a Vallelunga, se io oggi ho avuto la possibilità di partecipare a questa gara, è solo grazie al Presidente. Bello perché si sono formati subito due o tre gruppetti, Luca Rai e Felicioni sono andati via, avevano un passo molto veloce con la 1000, hanno duettato fra loro finché all'ultimo giro, so che Felicioni è scivolato però senza conseguenze. Poi c'è stato un trio, io con Carnevale e Barbero, ci siamo battagliati e poi i ragazzi dietro, Mariani, Di Vincenzo e tutti gli altri. È stata una bella gara, bella, emozionante, fatica e agguerrita, abbiamo messo tutta la grinta. Terza posizione per Daniel Pertusati, privo della mano destra. È andata benissimo, mi sono divertito molto, e sono preso qualche rischio perché ho fatto un dritto nel curvone veloce e non so che condizioni è la tuta dentro ora. Ho incontrato anche un po' di piloti poi nel recupero, quindi ho avuto possibilità di fare un po' di gare, stavo molto divertente. Sono contento di essere arrivato in fondo, il terzo posto va bene. Con l'applicazione dei coefficienti di disabilità, Samantha Palmucci ha conquistato la quarta piazza davanti ad Andrea Capurro, che ha corso con un Aprilia 250 due tempi e che ha un'ipotrofia ad entrambe le gambe. Divertita, tanto, stavo con Simon che mi passava su rettilinei di motore, poi mi faceva, se vogliamo, un po' da tappo in curva, però è stata una cosa divertente perché ci passavamo di continuo e la gara è passata così, senza, mi sono divertita tantissimo e poi sono riuscita a scendere come secondi, qualche ho tolto parecchi secondini, insomma, vabbè, c'ho ancora tanto margine di miglioramento, però va bene. Io sono sempre uno molto accanito, competitivo, oggi invece la gran figata è stata proprio questo spirito di solidarietà, cioè si respirava veramente un'atmosfera incredibile. Io sai, col 2.50 a due tempi ho fatto quello che ho potuto, sono riuscito a star davanti a tre piloti che avevano 600 e 1000 e quello che ho vissuto gli ultimi giri e alla bandiera scacchi qua,
Penso che sia stata, guarda, ho i brividi parlando, la manifestazione sportiva più bella della mia vita, e ne ho 43, quindi qualcosina di esperienze ne ho vissuto, veramente bella, da ripetere sicuramente. Bene anche il pugliese Giorgio Quintana, amputato alla gamba sinistra, e al suo esordio in circuito. Molto emozionante l'esordio, ma davvero bello, davvero una bella sensazione anche, diciamo, vedere gli altri. Poi io, insomma, ancora non sono al loro livello, puntiamo a migliorare, però è bello, insomma, anche la sensazione della gara, la partenza, migliorare giro dopo giro, insomma, una grande soddisfazione. Voglio ringraziare davvero tutti quelli che hanno reso possibile, insomma, questo evento. È stata una cosa bellissima e sicuramente da ripetere. Allora, finalmente è finita la gara, abbiamo i dati che abbiamo inserito nel sistema che avevamo preparato, e quindi sono stati moltiplicati per i coefficienti, abbiamo abbassato tutti i tempi, ci sono stati dei scambi di posizione molto interessanti. E applicando i coefficienti che ci ha fornito ICOR, in base dovuti ovviamente alla disabilità di ogni ragazzo, abbiamo scoperto cose interessanti a livello di classifica. Ad esempio, nella 600 Malagoli è arrivato al traguardo in seconda posizione, mentre in prima posizione è Cristian Carnevale. Applicando però il coefficiente, ovviamente Malagoli ha un coefficiente più alto in quanto ha una disabilità più alta rispetto a Carnevale, è risultato primo in classifica, mentre Cristian Carnevale in secondo. Stessa cosa per Samantha Palmucci e Andrea Capurro, si sono invertite le posizioni in quanto Samantha ha una disabilità maggiore rispetto a Capurro. È un sistema molto interessante in quanto permette ovviamente di fare anche dei calcoli, ossia in base al tipo di disabilità quanto un pilota deve precedere l'altro per essere primo o secondo in classifica. Nessuna pausa per i piloti del team DD, che per tutta la stagione saranno impegnati nella Bridgestone Champions Challenge, dove si cimentano nelle classi 600 e 1000 insieme ai normodotati, ma con classifiche separate. È stato un bel sogno e il sogno è diventato realtà.